La rassegna stampa è offerta da... Mercoledì 28 novembre, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Giornale d'apertura Il Messaggero, sanità, allarme di Monti, serve riorganizzazione, ragionare su finanziamenti integrativi, critiche da PD, UDC, Di Pietro e CGL, così si smonta il welfare. OCSE, serve manovra bis, il governo la esclude, l'OCSE all'Italia servirà una manovra correttiva per centrare la riduzione del debito nel 2014, ma il governo la esclude. Monti da Napolitano, un decreto per l'Ilva, fabbrica occupata, tensione a Taranto, altri 5 indagati, tra cui il sindaco. Il Consiglio di Stato, Lazio subito al voto, respinto il ricorso di Polverini, indire le elezioni entro 5 giorni. Primarie Bersani-Renzi, duello su Roma, il segretario nella capitale partito vitale, il sindaco di Firenze, qui il PD è vecchio e io faccio paura. Passiamo alla stampa, Ilva, arriva il decreto, così gli impianti potranno riaprire, Taranto fabbrica occupata, anche il sindaco nel mirino dei PM. Vertice da Napolitano, si muove il governo. Servizio sanitario a rischio, il Premier non garantita la sostenibilità, poi precisa, ragionare su ipotesi di finanziamento integrativo, PD e CGL all'attacco. Bufera sull'allarme di Monti, in futuro serviranno nuovi finanziamenti. L'OCSE all'Italia potrebbe servire un'altra manovra, Grilli esclude interventi, sul fisco PDL diviso, ora può saltare tutto. Primarie polemiche, Bersani, Renzi, veleni sulle regole, non si cambiano in corsa, il sindaco chiede la verifica sul numero dei certificati. Alfano, l'ultima sfida a Berlusconi, rinnovi con noi il partito, il segretario apre al centro, solo così si batte la sinistra. Approvata la legge, stessi diritti per i figli dentro e fuori il matrimonio. ONU, la Francia apre alla Palestina, domani il voto dell'Assemblea. A Ramallah riesumata la salma di Arafat, Al Jazeera ucciso col polonio. La Gazzetta del Mezzogiorno, Ilva chiusa, si muove Monti, intenzione a Taranto, 5 nuovi indagati tra cui il sindaco ed un prete. Operai ai sindacati, ci avete venduti l'azienda, ferie pagate e niente, cassa integrazione. Il Premier da Napolitano, soluzione, decreto per ripartire. Regione, la Puglia boccia le preferenze rosa, riforma affossata col voto segreto, l'ira di Vendola. La Gazzetta di Lecce, sigilla al patrimonio di Roberto Corigliano, 31 milioni di euro, blocco preventivo dopo la condanna in corte d'appello a 5 anni e mezzo, confisca in caso di sentenza definitiva. Nel tesoro ci sono case, terreni, società e conti correnti bancari, le aziende affidate a 2 amministratori giudiziari. Sequestri in rettorato, blitz negli uffici di Piazzetta Tancredi su incarico del PM Guglielmi, poliziotti della sezione di polizia giudiziaria. Prelevati numerosi fascicoli custoditi nella cassaforte di Miccolis. Concludiamo con il quotidiano Ateneo, perquisita la cassaforte, controlli della polizia nell'ufficio di Miccolis, l'ex direttore diffida il rettore, reintegro immediato. Sigilli al patrimonio dell'imprenditore con facoltà d'uso, sequestrati dopo la condanna, beni per 31 milioni a Corigliano. Roghi per fermare i testimoni, omicidio in piazza Palio, intimidatori di incendi di auto e chiosco. Processo al via dopo Natale, strage per vantaggiato, sì al giudizio immediato. Decreto salva Ilva, sarà sito strategico, indagato anche il sindaco, svolta dal vertice napolitano Monti. Terremoto nel siderurgico, i sindacati non molleremo, squinzi, situazione delicata, in gioco l'intera industria pesante in Italia. Monti da Napolitano, Ilva sito strategico, domani vertice governo parti sociali, l'ipotesi un atto per commissariare l'area. Impianti fermi ma lavoratori pagati, alta tensione, occupati gli uffici della direzione, domani lo sciopero. Anche Stefano finisce tra gli indagati, coinvolto nell'inchiesta insieme ad un ispettore di polizia e il segretario dell'ex vescovo Benigno Papa. Il sindaco, io ho denunciato, l'inchiesta è partita da me, gli atti della giunta sempre a difesa della città. Sotto inchiesta il primo cittadino per alcune intercettazioni dalle quali emergerebbe una disponibilità verso l'Ilva. La politica, vendo la sfiducia a Renzi e va sul palco con Bersani. Io ministro, mai discusso, domani iniziativa con leader PD. Parità di genere in consiglio, legge bocciata, le opposizioni assenze nella maggioranza e centro-sinistra, occasione persa ma nulla è perduto. L'iniziativa popolare prevedeva la presentazione di liste composte da uomini e donne in pari numero e la doppia preferenza. Omicidio di Sara Scazzi, Sabrina non parla, chi sta coprendo? L'interpretazione della procura di un'intercettazione tra papà Misseri e Valentina. Completata la deposizione di Sabrina, la ragazza ha ribadito l'estraneità alle accuse. Intanto mercoledì tocca a zio Michele. Lecce, Filobus, Perrone risparmia 2 milioni, chiuso l'accordo con le imprese, il comune non pagherà interessi e spese legali. Salvemini perplesso, scomparso il credito per i danni subiti dell'amministrazione. Università, Ateneo perquisita la cassaforte, caccia ai documenti scottanti, blitz della polizia 2 ore e mezzo negli uffici a cercare carte. Miccolis diffida la Forge, il mio posto entro 8 giorni, l'ex direttore costretto a dimettermi, farò causa. L'ex dirigente al contrattacco dopo che l'Ateneo ha avviato la procedura per scegliere il suo sostituto.
Urban Center per il PUG, serve più trasparenza alle nuove proposte di Lecce Bene Comune. Cantieri bloccati, la rabbia degli operai in cassa 230 della Palumba, arrivano 2 mesi di arretrati per oltre un'ora, traffico bloccato ieri mattina in centro, la prefettura solo formalità, è questione di giorni. Sequestro da 31 milioni per Corigliano, bloccato il patrimonio dell'imprenditore dopo la condanna in appello. Maxi furto di preziosi, badante nei guai, scompaiono ore e argenteria per 150.000 euro, la domestica poi licenziata rischia il processo, ma non sono stata io. Delitto di Piazza Palio, omicidio, nuovi roghi per fermare i testimoni nel Melino chiosco e auto, oggi l'ascolto delle 2 donne. L'ascolto delle 2 persone che diedero un'impronta all'indagine che portò all'arresto di Polimene. Copertino, strage davanti alla scuola, a gennaio il via al processo, giudizio immediato per vantaggiato, assassino di Melissa Bassi. Porto Cesareo, bombe, si indaga sulla pista locale, investigatori a caccia della mente, sugli attentati al sindaco e sul clima di paura che cresce in città, la procura cerca di far chiarezza, riflettori su fughe e interessi illeciti. Infine lo sport, il Lecce viene prima di tutto, il capitano parla della sua esclusione con la Reggiana, una scelta dell'allenatore, io la rispetto, Giacomo è stato bello entrare e segnare il gol del successo. Bene, anche per oggi la nostra rassegna stampa termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...